Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dello sportello di ascolto e di informazione sulle dipendenze del Comune di Floridia. Lo sportello sarà gestito dall'Associazione Amici di San Patrignano Sicilia e rappresenta un unicum nell'intera provincia retusea. Uno sportello importante perché la provincia di Siracusa in questi anni è stata una provincia che ha, come dire, attenzionato molto la soluzione che dà San Patrignano. Noi abbiamo accolto diversi ragazzi proprio di Floridia, oltre che della provincia di Siracusa, dove l'esigenza non è solo dare una risposta ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie. Un valore aggiunto di questa realtà è che non ci sono, come dire, persone che non hanno conosciuto direttamente il problema della tossicodipendenza. Quindi non si fa teoria, ma guardandoli negli occhi e guardandoci negli occhi cerchiamo di creare l'empatia necessaria per far sì che qualcuno decida di salvarsi. Noi come San Patrignano siamo qui apposta per dare supporto e per dare anche visibilità alla Sicilia e a queste famiglie. Quindi basta, io credo, anche soltanto dircelo e ammettere che ci sono dei problemi e far conoscere le risposte. Credo che possiamo partire da questo. Penso che quella di stamattina sia una giornata storica, perché fondamentalmente mettiamo tutta una serie di persone che oggi sono vittime della dipendenza da sostanze stupefacenti nelle condizioni di conoscere che c'è una prospettiva di cambiamento, che si può fare un percorso che per loro può essere provvidenziale. Far sì che questo front office nasca qui sul territorio è qualcosa che in qualche modo ci aiuta, cioè ci aiuta a avere un filo diretto con quei ragazzi che magari inizialmente spaesati e disorientati non sanno a chi rivolgersi. Sin dal primo insediamento all'ARS uno dei temi che ho trattato è stato proprio quello del contrasto al fenomeno delle sostanze stupefacenti, delle dipendenze che purtroppo attanagliano le giovani generazioni e non solo. Abbiamo voluto inaugurare questo sportello di ascolto insieme all'amministrazione perché riteniamo che le istituzioni e che la politica debba sempre più interessarsi di questi temi che non coinvolgono solo ed esclusivamente i soggetti che hanno la disgrazia e la sfortuna di cadere all'interno di questo tunnel, ma coinvolgono anche le loro famiglie e l'intera comunità in cui questi soggetti vivono.